usciamo da un periodo di 6 settimane di lavoro e a questo punto la squadra ha bisogno di capire dove si trova, a incominciare a capire che cosa siamo, riuscire ad attaccare i loro cambi difensivi, le loro difese. Loro sono una squadra estremamente tattica. Li ho visti giocare in questo precampionato, loro iniziano a partire con Andre Smith nella posizione di 4 e quindi a livello di stazza probabilmente è superiore a Brooks o a Scott che noi possiamo schierare in quello spot lì. Però poi la partita quasi sempre quando è da decidere la giocano con Smith da 5 e Perich in 4. A quel punto lì, voglio dire, non dico che noi facciamo pari con Moore, che però ha altre qualità, però Michelori penso che con Smith possa pareggiare a sportellate. Ecco. Io credo che Stéphane negli ultimi 20 giorni ha fatto dei notevoli passi avanti. Credo che Cameron Moore oggi sia abbastanza lontano da essere un giocatore importante per questa Juve Caserta. Cosa voglio dire? Importante per come lo intendiamo noi, un centro, che sia una garanzia in difesa, che possa essere un riferimento per l'attacco. La ragione per cui noi l'abbiamo firmato è perché abbiamo visto in lui un talento che nessun altro giocatore, se lui avesse anche queste qualità, probabilmente non sarebbe qui. Perché lui è un giocatore che forse più di tutti ha margine di evoluzione. Io penso che Vitali per noi è un giocatore importante, non solo perché tutti ci crediamo tantissimo, ma soprattutto perché è un tiratore puro e noi abbiamo bisogno di, soprattutto se abbiamo statura, di avere sempre una guardia che possa essere rispettata. Poi magari farà canestro, un po' di più, un po' di meno, però Vitali per noi è il tiratore, quindi pensare in prospettiva, non so che cosa saranno le circostanze a dettare i quintetti, però devo dirti che il quintetto con Scott e Brooks da 3, giusto, capito? È un quintetto che fa parte della nostra. Già ci giochiamo, poi già ci giochiamo dei minuti durante la partita, però può essere che qualche volta possiamo pensare di partire così.